La scienza, esattamente come la fortuna e l'amore, è blind. E di questa blindness ne ha fatto un potere. Ora, che la fortuna sia cieca l'abbiamo capito un po' di tempo. Ormai, si è capito, non guarda, la famosa dea bendata. Sull'amore, insomma, lì c'è insomma, un po' un dibattito. Io ho visto ultimamente una serie su Netflix che si chiama Love is Blind e loro dimostrano attraverso un esperimento sociale che ci si può innamorare senza guardarsi. Ma lasciamo fare sta cosa a loro, insomma, noi occupiamoci di scienza. Io stasera sono qua per farvi vedere come per la scienza essere blind è stato un percorso straordinario nella storia e ci ha portato a quello che noi abbiamo oggi. Ma voi sapete che io sono un prof? Sapete sto fatto? Oh, Pavi, ci sei o no? Sai sto fatto che sono un prof o no? Ah, perfetto. E che di solito sono abituato a parlare con le classi. Quindi voi stasera siete la mia classe. Io vi devo interrogare. Cioè, hai capito? Dobbiamo un po' giocarcela questa cosa qua. E di lì tireremo un po' dei concetti che fanno parte della vita di tutti i giorni. Perché la blindness, cioè il fatto che la scienza non riesca a vedere, è riuscita ad attraversare questo e a creare delle formule, ad essere creativa e a darci quello che ci ha dato, avviene a diversi livelli. Il livello più intuitivo è quello della vita di tutti i giorni. Allora, facciamo una cosa, interroghiamo. Pronti? Tanto, vabbè, il massimo che può succedere, pigliate un 4 e ve ne andate a posto. Anche la piccionaia là sopra, pronti a rispondere. Che non è che, insomma, capito, non è che non, siccome non vi vedo, loro sono un po' più sfigati perché stanno avanti, sono costretti a rispondere. Allora, attenzione, se io vi faccio vedere con la mia lavagnatta, sta cosa qua. Cioè, allora, abbiamo la lavagnatta e io ho un oggetto sulla lavagnatta. Allora, la domanda è, questo oggetto è fermo, ci sono delle forze in gioco? Via le telefonate. Oh, sì, sento sì. Quali sono le forze? Voi dite il fatto, non vi preoccupate. La forza peso, sento la signora, e poi? La reazione vincolare, fantastico. Cioè, allora, stanno funzionando, le lezioni di fisica YouTube stanno funzionando. Bravo, lui è un mio follower. Ci sono queste due... sì, qua. Eh no, c'è un pezzo di sì, lo so. Hai capito? Ti voglio bene. Poi mandami un messaggio che faccio il rimborso. Allora dicevo, ok, ci sarebbe veramente un'altra forza in gioco, però aspetta, ce la giochiamo dopo, fra un attimo, che c'è l'effetto sorpresa, perché io so, ogni tanto faccio queste cose un po' strane che sembrano delle magie. Allora, questa storia qua della forza peso e della reazione vincolare, cioè voi pensate che sia una cosa così banale? Ma ragazzi, non è banale. Perché dalla fisica Aristotele diceva un corpo è fermo, non ci sono forze. Poi arriva Newton. Gli cade la mela in testa e dice la forza, la fisica newtoniana, le forze, i pianeti si attraggono e ci sono delle forze che fanno attrarre i pianeti. Allora uno comincia a vedere la forza, ma la forza non si vede, ma c'è, la forza c'è, è fondamentale. Poi arriva lui, hashtag meraviglioso Einstein. No, è vero, arriva la tesi di laurea e dice scusi, lui su che cosa ha fatto la tesi di laurea? No, io ho voluto fare una tesi sull'universo. Dice, come sull'universo? No, non ridete, è vero. Dice, io ho riscritto l'universo. E lui dice, quella forza che tanto imbarazzava Newton, in realtà non è una vera e propria forza. È quello spazio-tempo che permea l'universo, che si deforma in presenza delle grandi masse. Quindi Newton rovescia tutto. Voi direte, allora è superata quella visione blind di Newton delle forze? No, perché noi grazie a quella visione blind di Newton mandiamo i satelliti in orbita. Andiamo a fare viaggi fuori dal sistema della Terra. Superiamo la gravità terrestre. Grazie alle leggi di Newton abbiamo fatto tutta la fisica, tutta la meccanica. Grazie ad Einstein abbiamo aggiustato il tiro, perché Einstein ci ha dato la possibilità, per esempio, di
fare una correzione relativistica sulle connessioni dei satelliti. Vabbè, poi la relatività generale di Einstein in realtà ha fatto tanto altro. Ci spiega che le particelle che arrivano dal cosmo, che attraversano la nostra atmosfera, arrivano, oltrepassano la Terra, perché andando quasi alla velocità della luce vivono un tempo rallentato. Tutto questo, signori, non si vede. E gli scienziati, grazie alla creatività e alla matematica, perché la scienza è esatta, scrive le leggi in maniera matematica, ha fatto una cosa pazzesca. Torniamo alla lavagnetta. Ve l'ho detto che c'era un'altra forza in gioco. E mo la vedrete, anche se non la vedrete. Si chiama blind la serata, quindi è così. Dice blind, attenzione, 9 minuti e 20, guarda, posso guardare il coso, fino a mezzanotte sto. Allora, se io faccio sta cosa qua, qual è l'altra forza in gioco? No, una signora. L'avevo sentito là che c'è un altro follower. Dillo forte. L'attrito, l'altro follower, sta l'applauso. L'attrito. Cioè, ragazzi, sta storia dell'attrito la dovete sentire. Non si vede, però sta. Se io sto in piedi qua, fermo, è grazie all'attrito. Altro che quella storia lì. Che mondo sarebbe senza... Non lo posso dire perché la pubblicità poi ha una grande azienda italiana. Che mondo sarebbe senza attrito? C'è quest'altra forza che non si vede, fa tutto. E vi spiego un fatto meraviglioso. Voi siete stati a Dubai? Allora, chi è stato a Dubai ha visto il palazzo più alto del mondo, il Burj Khalifa. Io sono stato l'anno scorso, chiaramente ho approfittato, ho fatto un video sulla fisica del Burj Khalifa, mi sono andato a studiare un po' come è stato costruito questo palazzo, come è stato messo in piedi. Signori, il Burj Khalifa è piantato nel deserto. No, è vero. Cioè sta piantato proprio nel deserto. Allora, come hanno fatto? Tu hai pensato, chissà gli ingegneri del Burj Khalifa come avranno fatto a piantare questo coso nel deserto che pesa 500 milioni di chili. No! Loro hanno sfruttato la forza invisibile dell'attrito, perché sotto il Burj Khalifa ci sono 196 pali di calcestruzzo conficcati nella sabbia. Sotto la sabbia sta un'antica polvere di conchiglie, chi se ne frega, però i pali passano in mezzo. Ed è l'attrito che li tiene fermi. Voi direte, non ci credo. E io vi faccio fare un esperimento, però lo dovete fare a casa. Io lo volevo portare qua, l'esperimento. Avete le pagine gialle? Avete conservate? Le pagine gialle, gli elenchi telefonici che usavamo una volta, qualcuno ce li ha in casa? Me, stanotte quando torni, signora, devi fare questo esperimento. No, perché è bellissimo. Allora, tu prendi praticamente questi elenchi, ti metti tutta stanotte e metti un foglio sull'altro, ci vuole proprio tutta la notte. Però ragazzi, se fate sta cosa domani mattina, avvisatemi che se sono ancora a Pavia, te vengo a trovare e facciamo il TikTok che va virale. Sì, perché ci mettiamo io e la signora a tirare uno da una parte e uno dall'altra. Non si staccano. E se tu attacchi due macchine, due cosi, due fuoristrada, da una parte e dall'altra, con le ganasce, signori, sono serio, lo so che se viene da ridere, non si staccano. È la forza d'attrito. Gli ingegneri. Noi dovremmo usare una colla potente. No, l'ingegneria è semplice. Perché c'è la fisica a disposizione. C'è quello che non si vede. Le forze. L'attrito. Signora, fallo. Ma perché è bellissimo. Aspetta, Aspetta, che qua mi sto perdendo, lo sto allungando, là sta passando il tempo. Allora, vi ho detto il fatto, qui siamo insomma nel mondo di tutti i giorni, andiamo a vedere quello che non si vede, le particelle. Scusa signora, tu come te l'immagini l'atomo? Di, che lo devo disegnare. Beh, veloce, che sta passando il tempo. E te, più o meno così, allora, l'atomo così, ve l'hanno insegnato così? Non è così. No. E lo sapete perché? Perché non si vede. Blind. Non si vede. Però la fisica ha capito com'è fatto. Perché? Perché noi abbiamo degli strumenti che indagano le particelle. Pigliamo questi fasci di particelle e li facciamo collidere al CERN. Che bello.
Che bello, il laboratorio, l'acceleratore più grande del mondo. Fai collidere queste particelle e un certo hashtag meraviglioso Einstein disse: state attento che la massa è energia e l'energia può trasformarsi in massa. Tu fai collidere queste particelle e da queste collisioni escono fasci di particelle che non vedi, ma che fai passare in mezzo a tutta una serie di piastre al silicio e magneti, li fai curvare, li fai tracciare, perché le particelle sono cariche e quindi lasciano una traccia, e vedi il loro percorso e capisci che massa hanno e capisci come, da come girano, la carica che hanno, il momento angolare, capisci tutto, ma non le vedi. Ma la fisica è andata oltre, ancora oltre. Allora dice, sotto la particella, c'è la particella di che cos'è? L'elettro, ecco, se io ti dico, su signore, dentro il protone stanno delle particelle? Tu dici veloce, sì. Ok, stanno i quark? Sì, dici, okay. Tre quark. Signore, un'altra follower, anche grazie per il tempo che qua passa. Allora, i fisici del 70, cioè 60, 70, fisico italiano, veneziano, dice, ma dentro le particelle che sono quelle elementari, l'elettrone è elementare, non dovrebbe avere nulla dentro. Veramente non c'è nulla. Non è vero, non è possibile che non c'è nulla, perché noi queste particelle non le abbiamo viste. E non sappiamo neanche come si comportano. La nube elettronica, l'atomo di Schrödinger, perché alla fine l'atomo non è così. Hai capito? Non è così, cioè è diverso, ma non lo puoi vedere, non è quello che la mente umana pensa, perché la mente umana guarda, noi guardiamo con gli occhi, immaginiamo sta cosa che sembra un pianeta del sistema solare, ma non è così. Allora veneziano immagina le particelle all'interno come qualcosa che vibra, come delle stringhe, che vibrano insieme. Vi faccio un esempio. Ascoltate questo. Amazing grace, how sweet the sound of rich, of rich like me. Questo è un solo suono. Ascoltate questo invece. Tanti suoni, tante corde che vibrano, è un coro che canta, ma non è quello, sono tante voci. E allora lui immagina la materia, immagina l'interno della particella come tante corde vibranti, e la vibrazione di queste corde determina l'identità di quella particella, la teoria delle stringhe. Non è ancora dimostrata, siamo dentro la materia, siamo dentro la particella, siamo alla lunghezza di Planck, cioè quella cosa più corta che più corto non ci può essere nell'universo. Arriveremo a capire anche questo, ma non l'abbiamo mai visto, ma quello che la scienza non vede riesce poi a prevederlo. E questa è la cosa meravigliosa. E poi l'ultimo minuto, ammazza come corre il tempo, stava dicendo di là, no è tanto, sono tanti 15 minuti, gli altri, non è vero. Se ti sono fatto, allora, i pianeti del sistema solare, facciamo un bel grafico, quelli più vicini al Sole vanno più veloce, quelli più lontani vanno più lento, sto parlando del moto di rivoluzione. Allora, quelli più vicini, minore distanza, maggiore velocità. Proporzionalità? Bravi, inversa, state seguendo tutte le lezioni, sono contento. Allora, se tu metti i pianeti del sistema solare, i vari pianeti, su un grafico distanza-velocità, ottieni sta roba qua. Cioè ottieni che, mano a mano che la distanza aumenta dal Sole, la velocità diminuisce. Benissimo, la galassia, se voi guardate le foto delle galassie, sono molto simili ai sistemi solari, no? Sono delle spirali rotanti. 40 anni fa vengono fatte delle osservazioni sulle galassie e guardate che cosa succede, che le stelle più lontane, invece di comportarsi così, si comportano così. Cioè hanno grande velocità anche le stelle più lontane alla galassia. Allora sapete come risponde la fisica? Qui c'è della materia che non vediamo. La fisica la chiama materia oscura e probabilmente sarà oggetto di studi del futuro. Se stasera avrete avuto modo di portare un pezzo di scienza
a casa, come hanno fatto gli scienziati, avrete allora compreso il potere della scienza blind. Grazie. Thank you.